Ma purtroppo abbiamo seguito anche la vicenda del terremoto, la stiamo seguendo in questa di una nuova dolorosa, tragica ferita che ha subito. Da stamane il governo, come vi ho detto, segue con grande attenzione. Con il ministro San Giuliano siamo venuti in prefettura proprio per dare dimostrazione di grande vicinanza al popolo di Ischia, ma anche a tutti coloro che operano per salvare vite umane, per aiutare le famiglie, per mettere in sicurezza il territorio, dalla Guardia Costiera alle forze dell'ordine, alla Protezione Civile, tutti quanti sono prodigati per aiutare la gente di Ischia. Adesso speriamo che la vicenda non abbia ancora un aggravamento del numero delle vittime, speriamo che i dispersi possano essere salvati. Il governo farà tutto ciò che deve, siamo pronti a riunirci in qualsiasi momento per prendere le decisioni indispensabili per aiutare questo territorio. È ovvio che gli interventi di primissima necessità sono interventi dei soccorritori, poi però tocca al governo intervenire con il sostegno finanziario. Assolutamente sì. Lei ha sottolineato la puntualità dei soccorsi e di tutti gli uomini sul campo. Assolutamente sì, si sono mobilitati tutti, ho partecipato a tutte le riunioni da stamane, c'era grande determinazione, vedevo anche tutti i messaggi, ho visto anche le immagini dei carabinieri e dei finanzieri che erano sui guardiacoste che cercavano di avvicinarsi con un mare altissimo, insomma queste navi non riuscivano ad avvicinarsi al porto di Ischia, quindi ho visto che c'è grande impegno anche in tempi rapidi, i vigili del fuoco, tutti che cercavano di decollare e non riuscivano a farlo, insomma devo dire ho visto entusiasmo nella voglia di salvare gli altri, quindi mi pare che sia stato fatto tutto ciò che era necessario. Adesso però bisogna rimettere un po' nel nostro paese le cose a posto per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, perché oggi piangiamo per Casamicciola, l'altro giorno abbiamo pianto per le Marche, purtroppo queste cose accadono, è successo in passato a Genova, è successo in Sardegna, è successo in Campania tante volte. Le condizioni climatiche avverse, anche tenere a bada l'abusivismo, no? C'è da mettere a sistema tutto il nostro assetto idrogeologico, ma penso anche l'incremento del numero degli alberi che poi sono quelli che tengono la terra, i controlli sulle costruzioni che non possono essere fatte in luoghi dove per esempio scorrono i fiumi o nelle vicinanze dei fiumi, insomma bisogna vigilare di più e meglio e anche intervenire con dei finanziamenti che siano in grado di poter raggiungere questi obiettivi. Certo, sono cose per le quali occorre tempo, però non bisogna nello stesso tempo perdere tempo, quindi il governo è determinato, ma l'ha detto anche il Presidente del Consiglio nel corso del suo intervento nella riunione con tutti i responsabili dei soccorsi, in una quale abbiamo partecipato il Ministro San Giuliano ed io, e l'ha detto che il governo farà tutto ciò che si può quindi, e si deve fare, quindi siamo pronti a riunirci già per prendere le prime decisioni in qualsiasi momento.